benvenuti al comunale di Civitella Roveto, le due squadre sono pronte, ecco a voi saluti. Partiamo subito con la formazione titolare. Andrea Mastropietro in porta, Marco Allegritti e Andrea Fabiani i due difensori, Samuele Arduano, terzino, e a seguire gli attaccanti con il pupillo di casa Anthony Dosa, oggi molto impegnata la squadra di casa contro la prima in classifica, Cazzoli. Squadra di casa che riceve la palla da battere. Alla battuta il nostro numero 7 Anthony Dosa. Partito subito, possesso per la squadra di casa. Subito lunghi, intercettati da SD Civitella Roveto che spazza subito avanti dove De Filippis molto probabilmente non arriverà. Siamo all'ottavo minuto di gioco. Ancora nessuna potenziale occasione. Palla a Cazzoli. Cazzoli procede bene, allunga per la sua ala, palla al numero 9, fermato istantaneamente da Marco Allegritti, punizione per il Cazzoli, giallo che possono stare le contestazioni, non era assolutamente quello un fallo da giallo. Se ci si trova soli ad affrontare una sfida, per vincere non è che basta solo palla lottare. Subito in mezzo. Ah, prova la rovesciata, il numero 9. Intercettata, attenzione però, è subito che la Civitella riparte. Palla troppo lunga a cui De Filippis non arriverà. Si riparte quindi così dal portiere. All'ultimo minuto, potrà dirti una palla. Federici chiama palla. E calci di rigore. Alfano riesce dove a recuperare e poi trasferta palla toccata da De Filippis, subito intercettata da Cazzoli che avanza, fermato, palla a Pace, prova il dribbling che non riesce. La panchina calda come il sole è un freddo gelido, 5 giocatori del Cazzoli in mezzo, ma tira fuori e di molto. Portiere della squadra di casa è stato a battere la rimessa. Ma quanti ostacoli, quanto veleno, prima di alzare lunga, cercando Gianni Cesare, Pace. In questo mondo privo di valori. Palla intercettata da Cazzoli che con un 1-2 si riporta nella tre quarti avversaria. Palla intercettata da Calzetta che scarica per Luca che non arriverà. Cazzoli palla al centrocampo. C'è gente sugli sport. Ok. Palla intercettata dal Civitella, si riporta a centrocampo dopo un'azione offensiva del Cazzoli. Fallo laterale per il Cazzoli, molto veloce a battere, Di Cesare intercetta. Palla di nuovo a Civitella con il capitano, che dà palla giù e fallo laterale per il Cazzoli nella sua metà campo. Primi 13 minuti di gioco molto equilibrati. Azione offensiva nel Cazzoli della tre quarti avversaria, dubbio fuori gioco, attenzione, Cazzoli entra in aria, sbaglia, intercettato da Allegritti. De Filippis prende, contropiede su contropiede, signori. Pace molto aggressivo. Ok. Palla presa dal portiere, Mastro Pietro, molto lento nella battuta perché poi in questi momenti Civitella soffre. Giovarruccio, attenzione, supera la metà campo, palla al nostro capitano numero 10, che sbaglia.
fallo laterale per il Cassoli nella sua tre quarti. Of a half century ago, we have yet to celebrate the dream of peace. Rilancio lungo, palla a centrocampo intercettata dal nostro capitano numero 10, chiamano il fallo ma non c'è, palla recuperata dal Cazzoli e fischia fallo per un'entrata in ritardo del nostro capitano. Cazzoli che è pronto a battere la punizione nella sua tre quarti, l'avanti velata, recuperata, di nuovo palla a Cazzoli. Fallo laterale per il Cazzoli, sempre nella sua metà di centrocampo. Espulso un giocatore della panchina di Cazzoli. Sicuramente a causa di qualche parola di troppo. Ovviamente il pubblico di casa molto caldo. Il giocatore espulso è il secondo portiere del Cazzoli. Per i 18 minuti di gioco, partita ancora molto equilibrata. Attenzione, ripartenza del Cazzoli. Il nostro capitano la intercetta e la scarica lunga per Pace, che non arriverà nemmeno a questo lancio. Partenza del Cazzoli, ancora sul suo centrocampo, chiama l'1-2. Attenzione, ripartenza Civitella, Luca prova il dribbling, fermato con un fallo giallo, giallo per il difensore del Cazzoli. L'arbitro dice che deve fischiare lui per la battuta, quindi non potevano temporeggiare. Attenzione, Allegretti molto serio, palla in mezzo, c'è Dosa libero che prende quasi in aria, prestato da due persone, cerca il corner che non arriva, però fallo laterale nella difesa del Cazzoli. È Alfano quello che batterà questo fallo laterale. Attenzione, 1-2, Civitella in aria con De Filippis in aria, palla recuperata da Cazzoli. Attenzione, calzetta è con fallo che tirano la maglietta, fallo per l'S di Civitella, da una punizione molto ravvicinata. Sicuramente questa è una palla da buttare in mezzo. E la batterà Dosa. Sei giocatori nell'area del Cazzoli. Palla in mezzo, tutta velata da tutti. Palla, un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'S10 Vitella Rovetti. Palla in mezzo, portiere, tirata sul portiere questo calcio d'angolo, però Civitella che si sta rendendo pericolosa sempre il minuto più che passa. Palla Giovarruccio che batterà questa rimessa laterale. Palla in mezzo, intercettato dai giocatori del Cazzoli. Civitella che rimane nel centrocampo di Cazzoli. Cambio di gioco di Samuele che non arriva Pace, non prende. Rimessa laterale per il Cazzoli. Sempre nel loro centrocampo. Ok, Civitella riprende palla. Allunga il nostro capitano, se la porta sul corner. Fermato da forse un contatto, però si prosegue. Contatto e altro fallo. Fallo da vicino alla bandierina del calcio d'angolo per la S10 Vitella Roveto, che
è sempre più pericolosa, è sempre più pericolosa. Capitano che è rimasto a terra, speriamo non sia nulla di grave. Qui ripresto alle telecamere e alle Gritti Marco, il nostro difensore centrale con la numero 5. Sul punto di battuta sempre Anthony Dosa. Anthony Dosa sul punto di battuta. Palla in mezzo, intercettata. Fuori, fuori. Calcio d'angolo. L'SDC della Roveto. Dosa sempre sulla battuta di questo calcio d'angolo. Palla alta in mezzo, tiro cross. Atterrato un giocatore in aria, caduto. Palla al portiere, palla proprio nelle sue mani. Ripartenza molto veloce del Cazzoli, che ora dopo 10 minuti cerca di superare la sua metà campo, riesce. Il nostro Alfano che prende nettamente palla con un bellissimo tackle. De Filippis prova a prendere palla ma non arriva, non arriva. Fallo laterale per Cazzoli. E giocatore a terra nella nostra centrocampo del Cazzoli. Fallo laterale per il Cazzoli ancora da battere. Palla laterale battuta al Cazzoli che sbaglia. Palla al centrocampo della SDC della Roveto. Palla di nuovo intercettata. Palla alla SDC della Roveto con Dosa, Guizzo, riesce a dare a pace. Calcio di punizione dal limite dell'area per la SDC della Roveto, che chiedono tutti un giallo. E molto probabilmente la ribatterà Dosa. Posizione ravvicinata dove sicuramente Dosa proverà a calciare. Dosa guarda il pallone, è pronto a tirare, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro. Anthony prova. Rete! 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 1-0! È Dosa che sblocca la partita! 1-0! 1-0! SDC Vitella Roveto contro Cazzoli! 1-0! 1-0! 1-0! Dosa cerca sempre di tirare da quelle punizioni e il gol è arrivato. Ricordiamo che per lui seconda presenza nella SDC Vitella Roveto, già 3 gol in 2 presenze. Gol al 28esimo minuto di gioco, però Cazzoli è veloce a ripartire e scarica subito nella tre quarti della SDC Vitella Roveto, che perde palla, rimessa laterale per la SDC Vitella Roveto. Partenza è data malissimo, come poteva partire un contropiede 3-4 contro 3. Non riesce nel frattempo Cazzoli che indietreggia. Giovan Ruscio è pronto a buttare un fallo laterale. Altro fallo laterale per questa volta SDC Vitella Roveto. Valente accettato da Cazzoli, altro fallo laterale. Fallo laterale per la SDC Vitella Roveto, recupero palla Cazzoli con fallo. Palla a Cazzoli per recuperare il fallo laterale. Palla al centrocampista. Attenzione, ora Cazzoli che attacca. Tutta nella tre quarti della SDC Vitella Roveto. Attenzione, occasione pericolosa e recuperata. Attenzione, ma De Filippis prova a prendere, però la palla non riesce. Ma c'è il nostro capitano che nemmeno lui la prende. Palla al centrocampo della SDC Vitella Roveto. Ripartenza del Cazzoli, però fermata subito dall'Alfano. Alfano ha atterrato. Alfano ha atterrato. Tutto
Luca Civitella che si rigetta nella tre quarti avversaria, palla avanti, tutta da Allegritti, dove De Filippis non arriva, il portiere del Cazzuoli invece sì. Fallo laterale per la SD Civitella Roveto, dopo il primo gol ancora sempre più pericoloso. Se ne vuole un altro, ne vuole un altro. Samuele è pronto a battere la rimessa. Ma Giovarruscio è più veloce. Allegritti recupera palla, dribbling. Va dal nostro capitano, però il dribbling che non riesce, ma palla arriva da calzetta. Pace. Si gira, tira, parata. Cazzuoli che riprende palla nella sua centrocampo. Ripartenza. La manda avanti, recupero del portiere, forse non riesce, che fa il rinvio del portiere del Cazzuoli. Palla per Pace, che palla insidiosa, però che la riesce a prendere, punta il giocatore e arriva il Cotter. Calcio d'angolo, a battere Tosa. Palla sempre verso il portiere che la devia. No! Fuori però, bella azione dell'SD Civitella che in corner ha rischiato di fare il 2-0 contro l'attuale capolista Cazzuoli. Calcio di punizione per l'SD Civitella per un fallo di mano commesso dal numero 8 avversario. In questi primi 30-33 minuti di gioco soltanto una squadra sta dominando, che è l'SD Civitella Roveto, sempre attaccando nella metà campo del Cazzuoli. Palla in mezzo di Allegritti, anche data molto bene. Pace sbaglia, palla fuori e di molto. Rilancio che adesso farà un difensore al posto del portiere. Trentasesimo il gioco. Allegritti arriva, trova il dribbling di Tosa che non riesce, intercettazione del Cazzuoli. Chiamato un fallo. Tifosi della squadra di casa che sono amareggiati da questo giallo preso dal nostro difensore centrale Allegritti. Palla in mezzo dal Cazzuoli che sbaglia, cioè Alfano recupera per calzetta, tempo per gestire, la da De Filippis, di Cesare a Alfano, calzetta, palla a Tosa, contropiede dell'SD Civitella Roveto, che sbaglia, e adesso il Giovarruscio sbaglia. De Filippis riesce a prendere palla. Fermato, 38esimo minuto di gioco, il finale di Civitella Roveto, palla a Cazzuoli nella sua centrocampo. Fermato con un tempo. Il Cazzuoli a terra. Sta subendo, si avvicina. Il fair play del Cazzuoli che restituisce palla alla SD Civitella Roveto. Allegritti. Possesso di Allegritti. Alfano che sbaglia il passaggio, recuperato dal centrocampo di Cazzuoli. Federici can celebrate tonight the victory of a half century ago. Allegritti spazza. We have yet to celebrate the dream of peace.
4 giocatori nell'area della SDG della Roveto e il capitano del Pazzoli che si appresta a battere questa punizione. Palla in mezzo, palla in aria, attenzione però il dribbling riesce, palla ripresa da Allegritti e Allegritti che spazza dove Anthony non può arrivare. Palla al Carzoli nell'aria, spazza in calcio d'angolo per il Carzoli. 41esimo minuto di gioco, calcio d'angolo per il Carzoli. Palla in mezzo, intercettato dalla difesa dell'SDC di Biella, Anthony Tosa è molto veloce a ripartire, fermato con fallo in aria in attacco. Palla restituita al Civitella, bellissimo gesto di fair play da parte del Carzoli. Mastro Pietro che butta lontano, dove due difensori non si intendono, ma la De Filippis non arriva, allora c'è il nostro capitano e prova a intercettare. Palla recuperata dall'SDC Vitella nella metà campo, calzetta, zona tiro, la da Dosa in aria, dribbling, brutto. Bel take da parte del giocatore di Carzoli verso il Dosa. Dosa arrabbiato. Sarà sicuramente Alfano a battere questa rimessa. Alfano che chiama di nuovo alla definizione, si arriva. Contatto dubbio. Recuperata palla da calzetta lì nell'aria. De Filippis riesce a intercettare Dosa. Dosa con un fallo che si continua. Difesa al Civitella molto sbilanciata, però che riesce. Attenzione, in aria il Carzoli. 1-1 al 43esimo minuto di gioco. Dopo 44 minuti giocati in un solo centrocampo, arriva l'1-1 del Carzoli. Non meritato ma arriva. 1-1, che molto probabilmente finirà così anche il primo tempo. Palla a Dosa, pronto a battere. Si vedono molto più scoraggiati. Palla Allegritti, Giovarruscio. Adesso Carzoli ci crede. Ha dato 3 o 5 minuti di recupero. Punizione dell'SDC della Roveto. Allegritti sulla battuta nella sua metà campo. E da lunga la palla arriva a De Filippis che non intercetta. Palla a calzetta, attenzione. E la difesa del Carzoli pronta a spazzare. 45+2. Fine primo tempo. Incominciato adesso il secondo tempo. Palla a Carzoli nella nostra metà campo. Palla intercettata da Alfano che e riesce a farsela prendere e buttarla. Fallo laterale per la SDC Vitella Roveto. Palla a Carzoli che attacca nella nostra metà campo, pronto a buttarla in mezzo dove il nostro difensore sbaglia. Calcio di punizione per il Carzoli. Il tiratore dovrebbe essere un mancino. No, ma destro. Federici alla battuta. Mastro Pietro riesce a prendere palla centrale. Carzoli che attacca sempre più intensamente. Carzoli che attacca.
calcio d'angolo per l'SP Cazzoli, palla in mezzo, deviata dal nostro numero 8 Pazzetta. Palla in mezzo, recupera Fabiani. Passo Pietro, dove Pace, bellissimo stop, ne punta 2. De Filippis recupera palla. Palla di nuovo recuperata da Cazzoli. Palla recuperata da Cazzetta, dove ne punta 1, il dribbling riesce. Cartellino giallo al numero 10 della SD Cazzoli, punizione per la SD Civitella Roveto. Dosa sulla battuta, dove da adesso sicuramente non proverà il tiro. Palla in mezzo, bella, bellissima palla, dove è pronta a recuperare la Pace. Calcio d'angolo per la SDC della Roveto. C'è Dosa sulla battuta. Palla in mezzo, velo, palla velata. Fallo laterale per il Cazzoli. Di Cesare, il nostro centrocampo, palla recuperata. Calzetta aggressivo. Palla di Cesare, che amministra male per Dosa, ma arriva De Filippi fermato con un fallo. Dovrebbe essere il secondo giallo. E infatti sì, secondo giallo rosso. Espulsione per la squadra ospite. Cazzoli in 10. Cazzoli in 10. Dal quinto minuto del secondo tempo. Allegretti sul punto di battuta, tutto l'SD Civitella nella metà campo del Cazzoli. Intanto sostituzione per il Cazzoli, esce il numero 8 ed entra il numero 20. Allegretti sul punto di battuta, palla lunga. Giovarruscio prende. De Filippis prova il dribbling. Palla subito battuta dal Cazzoli. Fallo laterale, riesce a tenere palla. Dribbling, fuori 2, giocatore del Cazzoli. Fallo laterale per il Cazzoli, che adesso si rigetta tutta nella metà campo del Civitella. Pressing del Civitella che funziona. Fallo laterale nuovamente per il Cazzoli. Il Cazzoli che attacca, però è un attacco un po' sterile. E Mastropietro recupera palla, dove Giovarruscio chiama palla ma non arriva, palla lunga. Bello stop di De Filippis, però ripreso dal Cazzoli. Cazzoli si rigetta nuovamente nel nostro centrocampo, dove però avanza 5 contro 2, recuperato da Giovarruscio. Capitano contro capitano. Calcio d'angolo per il Cazzoli. Recuperato da Giovarruscio. Palla al neo entrato numero 20, che scarica. Punizione dal limite per il Cazzoli, e dove il nostro Alfano prende il suo giallo, primo giallo.
Altro cambio pronto per il Scarzoli. Cambio per il Scarzoli. Posizione dal limite per il Scarzoli. Due giocatori sulla battuta. Calcio. 2-1. Scarzoli in 10 segna. Per il Scarzoli con un giocatore in meno. Palla al centro, Civitella subito che avanza. Mano, fallo di mano. Giocatori del Scarzoli che chiedono chiarimenti al giallo dato. Palla in mezzo. Giovaruccio recupera palla. Giocatore a terra, doppio giallo, espulso, Scarzoli 9, 9 contro 11, Scarzoli 9, attenzione, tutti i giocatori a protestare del Scarzoli, esce pure il portiere. Ripetiamo, Civitella in 11, Scarzoli 9, risultato per 2-1 per la formazione ospite.